Un saluto a tutti e bentornati su GDR Land. Continuiamo la nostra avventura in Atom RPG. Allora, l'ultima volta avevamo esplorato in parte il bunker 317. Abbiamo recuperato un po' di cose e visto che sono salito no, evitiamo. E visto che abbiamo come si dice? Siamo saliti un po' in carisma. Proviamo a fuggire. Ok, dobbiamo combattere. Volevo tornare al co dal covo degli alcolisti per vedere se riesco a convincere il vecchio lì a pagare i banditi. Vabbè, qui intanto sono sempre esperienza, quindi. Lascio fa avvicinare. Sono in tre. Perfetto. Aia, aia. Mancato. Oh, quanti cacchio ne sono. Punti danno, va bene, dai. Questi sono più pericolosi. Sono i topi di merda. Altro calabrone. Beh, questo lo massacro con due colpi in teoria. 270 punti, vabbè, non è male. Alla fin fine, li posso. Vediamo se li posso squartare. Sì. Mi serve la carne. Qui la cucino. Ok, posso andare via perché questa era solo una simpatica imboscata. E torno a. Oddio, potrei tornare prima a Trudnoia per curare il bandito lì della fabbrica. Visto che sto di strada. Entriamo, va. Allora, il medico è qua, no? Barattiamo un po' di roba, già che ci stiamo, vediamo che gli posso vendere. Allora, le munizioni sicuro no. Il coltello arrugginito sì. E tra l'altro ne ho due. Lattine. Granata d'addestramento. Cioè, danni 0-1. Però valgono 200 rubli. Sveglie, fagioli. No, la carne. Artigenica. Ma un po' di merda te la vendo. Una bottiglia rotta. Ecco, questa è la granata. Questa già. No,
Allora, vediamo, ho bisogno del tuo aiuto. Sì, ok. Ah, ecco, c'è un paziente per te, dottore. Il dottor Mikoyan sembra sorpreso. Perché parli di te in terza persona, Giovanotto? Non è a me che mi riferisco, dottore. C'è un uomo morente, gravemente ferito nella fabbrica. Devi aiutarlo. Il dottor Mikoyan fa un passo indietro, il suo viso assume un'espressione contorta di disgusto. Sono un medico, non uno spezzaossa al soldo della criminalità. Davvero pensi che curerei colui che ha contribuito a rendere il nostro villaggio un inferno? Andiamo di personalità. Constantine, questa è dura. Mi stai mettendo in una brutta posizione. Beh, ho 86. Ti confesso che ti ho sempre ritenuto un uomo onorevole, non voglio metterti in difficoltà, ma ciò che mi chiedi è troppo, amico mio. Ah, ok. Proviamo intelligenza. Niente. Ah, no, ok. Lo farò anche se questo va contro ogni mio principio morale. Lo faccio non per il bandito morente, ma in nome del rispetto che ho per te. Perché non voglio che tu abbia delle ripercussioni nell'aver promesso a quegli uomini che avresti che mi avresti convinto. Va alla campagna dei banditi, io ti seguirò appena avrò preparato la borsa medica. Grazie, dottore. Perfetto. Quindi in teoria adesso. E così iniziamo a risolvere le missioni. 3.009, dai, magari saliamo. Vai, vai, vai. Ok. Con la diplomazia si ottiene tutto, o quasi. Ho tra noi fabbrica, qui. Che poi Krasne, dove sta? Forse è qua sotto. Lì c'è anche il covo degli alcolisti. Ah, provo a convincerli a lasciarmi andare. Perfetto. Entriamo. Ok. Allora, la fabbrica è qua. E adesso però devo ritrovare dov'era il. Il bandito morente. Ah, era qui. Ah, c'è anche Mikoyan. Non posso parlarci. Alza la maglietta, giovanotto. Ma lo sto curando? No, quindi niente. No, che lo sta curando Mikoyan. Schifo, dai, però. Ah! Bisogna aprire la ferita. Madonna. Vabbè, questo sta facendo intanto.
sta riaprendo la ferita perché gli l'hanno medicata di merda. Dà un po' di morfina. Mamma mia. Porca. Sarà una bestemmia o solo una parolaccia? Oh, bene. Quindi ce l'abbiamo fatto. Sto meglio, amico, davvero. L'unica cosa è che ora ho sempre sonno, deve essere la medicina. Ma credo che starò bene, sai? Ti ringrazio e ringrazio il dottore per me. Non avrei mai pensato che un estraneo mi avrebbe aiutato così tanto. Ehi, ti serve una ricompensa, giusto? Sì che ti serve, amico. Controlla il tavolino vicino al letto. Ho chiesto ai ragazzi di metterci tutta la mia roba. È tutto tuo, amico. Tutta qua. E dorme. Tavolino vicino alla. Tavolino. Ah no. Vediamo. O è questo. Ma secondo me è qua. No. Tutta la sua roba è questo. Un antidoto dei biscottini. Ecco, corretti di 9 mm questi già. Razzero. Cos'è questo? Port Wayne. Ok. 100 rubli. Dei dadi. Ok. Quindi abbiamo finito la missione qui, no? Sì, allora andiamo al covo degli arcolisti. Vediamo da dove si passa di qua, no? Che poi sono anche in sovraccarico, però. Ma io vendo qualcosa a qualcuno, perché sennò qua. Questo c'ha solo 7 rubli, però, cioè. E 7 rubli. Toh, il cucchiaino ti posso dare. Gliel'ho regalato, però. Non posso correre, che palle. Questo c'ha. Questo però c'è la roba buona. Che ti posso vendere? Allora, sto schifo. Non ha rubli. Quindi gli devo per forza comprare qualcosa. Allora gli do questa. Forchetta. Bicchiere. Granata addestramento. Te la do perché tanto. Sale. I dadi. Ok, dammi sta rivista. Sì, lo so, ti devo dare. Non sono più in sovraccarico, però posso vendere, cioè posso usare la rivista adesso. Ok. Pistole mitra 14 punti. Il che è ottimo perché. Vediamo a quanto stiamo. Beh, 82. Perfetto. E adesso possiamo andare. Speriamo che ho un punteggio di carisma abbastanza alto per risolvere la questione con gli alcolisti là, perché sennò.
Allora, andiamo, va. Officina di riparazione, evita, va. Non sono equipaggiato a dover. Manco un po' di fame, mi sa che ci accampiamo e mangiamo qualcosa, va. No, arrostiamo della carne, ma 200 su 1500 va bene. Va bene così. Dove andiamo? Dove si va? Però via adesso. Ah, non ci siamo mangiati un po' di pappa. E adesso. Bello il mig. Così parliamo col capo, speriamo che ci dà retta. Meglio che salvo prima. Eccolo qui. Allora, vabbè, questo già l'avevo visto. Sono qui per un'altra questione. Qualcuno deve occuparsi della sicurezza. No. Allora no. Siccome io non voglio. Oddio, che poi volendo potrei anche. Perché questi qua hanno anche un sacco di punti salute, non ce la faccio a ucciderli. Cioè, anche volendo. Cioè, sono tantissimi poi. Cioè. Poi era quello con la doppietta. No, sono troppi. No, devo salire di un altro po' e poi aumento oratoria al massimo. Tra l'altro che qua di armi ho la Nagant con pochi colpi. No, allora facciamo che faccio altre missioni o continuo a esplorare. Sì, io devo andare a Krasnoe, perché c'è la gente Atom e Fidel. Così poi scopro anche se questo lo facciamo dopo. Allora, ci siamo già stati. Qui c'è l'aereo di linea. Vediamo magari. Evitiamo per ora. Ed entriamo. Ah, sbloccato anche un obiettivo. Allora, intanto vediamo cosa c'è. Perché ho qui. Tanto piove.
Sono a mezza palude. Ah, qui c'è qualcuno intanto. Di sicuro non ci sono nemici perché qui stanno tutti vicini. Qui si canta, si... Allora, intanto vediamo se riesco a rubare. Andiamo a ma che è un circo? Non mi vedono mentre rubo. Telecamere. Allora, vediamo un po' di tu donna. Una ragazza giovane e magra, prima però barattiamo. Cavolo, li posso vendere? Preservativi, me li tengo. Allora, il gasolio, no, c'è cioè 24. Se me lo tengo. Mettendola questa. Oppure facciamo così. Vendo i chiodi, va. Una ragazza giovane e magra cammina con grazia tracciando una linea retta sulla sabbia, dal tallone alla punta, in equilibrio con movimenti all'anca appena visibili. Notandoti, l'acrobata dagli occhi blu si gira e chiede timidamente: Madonna il nome. C'è qualcosa di cui hai bisogno? Mi sto allenando per la mia coreografia su corda tesa. Mi chiamo Agafia Arcanofa. Sono un acrobata. Quando smette di parlare, una voce terribile esce dal suo basso ventre. Come sarebbe a dire? Ehi, Agafia, maledetta vacca, con chi stai parlando? Con qualche stallone caldo, scommetto. Non allontanarlo con il tuo solito comportamento infantile da ragazzina. Puttana! Ehi, dolcezza, vieni più vicino. Prego. Agafia urla e si allontana da te, sembra si senta offesa e anche violata, ma ciò non ferma o rallenta la voce che sporge dalla sua parte inferiore del corpo. Ehi dolcezza, se sei là fuori, non riesco a vedere un cazzo da qua giù, togli i vestiti Agafia e cominciamo a darci dentro. Sì, però io sta musica... Agafia si colpisce rabbiosamente lo stomaco con i gomiti e la voce si ferma. Dopo una pausa per riprendere fiato, la ragazza continua con la sua voce morbida e timida. Bene. Mi spiace, non sono stata io a parlare in quel momento. Come posso aiutarti? Sì, ma infatti, da dove veniva quella voce? Beh, non mi piace discuterne con estranei, ma cosa può fare una ragazza? Ho questa leggera mutazione. Uno dei miei organi alla sua mente gli piace parlare. Onestamente è un dannato chiacchierone, se perdoni l'espressione. Prego. Quando smette di parlare, una voce terribile esce dal suo basso ventre. Tanto ho guadagnato punti. E quell'organo di cui stai parlando non è la milza. Mi senti? Ehi amico, Agafia sembra fidarsi di te. Potresti forse accoppiarla con un uomo per me? Forse anche con la tua stimata me? Dai! Non ho capito niente, però vabbè. Ma guarda un po', quindi come fai ad andare d'accordo con quest'organo? Agafia, o Agafia, tace e laddome risponde. Dovresti chiedermi com'è vivere nel corpo di una piccola micia timida che non può nemmeno far atterrare un uomo per far divertire entrambi. No, vabbè, ma... Questa è assurda. Mi sa che Agafia, pure l'organo di Agafia, avrà l'onore di stare nel titolo dell'episodio. Ma sei un ventriloquo o qualcosa del genere? Giusto per curiosità. Oh, non è così facile, a volte vorrei invece che fosse una personalità divisa.
Quindi almeno potrei sperare in una cura. Va bene, cambiamo argomento. Qualche domanda? Oddio. Allora. Voci. Una volta ho pensato che Praskovia Pie, la destrice di animali, fosse l'unica persona in grado di dominare un insetto mutante. Ma poi ho sentito parlare di l'uomo di Krasnaya, che è un Myrmik, animale da compagnia. E ascolta questo, non ha nemmeno bisogno di urlare come fa Praskovia. Sono come due fratelli, umani e formiche, riesci a crederci? I tuoi colleghi. Sono un gruppo strano, non siamo legati dal sangue, ma siamo davvero connessi. Forse sono le mutazioni. Ah, ma sono fenomeni da baraccone, quindi, cioè, sono mutanti. Ecco perché possiamo parlare liberamente tra di noi senza preoccuparci che qualcuno venga sgraziato o insultato. Abbiamo anche battute interne e cose del genere. È bello vivere tra i propri simili. E allora, non hai paura quando cammini sul filo del rasoio? È solo una questione di allenamento. Una persona normale non sopravviverebbe mai lassù, ma per me camminare sulla corda è come camminare per strada. E come va la vita nel circo? Molto bella a dire il vero, facciamo ridere e guadagnare abbastanza da nutrirci. Non posso sognare nulla di più bello degli occhi dei bambini mentre trattengono il respiro ammirando la mia esibizione sopra l'arena. Sì, però poi se ti parla l'organo. Agafia si calma, ma un attimo dopo inizia a sentire di nuovo quella voce. Ora viene dal busto della ragazza. La maggior parte dei bambini che ti guarda ha più di 18 anni e ti fissano il culo. Beh, deve essere proprio un'esperienza interessante. Vabbè. Ciao, Agafia. E ti fissano il culo. Vabbè, certo che io con questa cazzo di babushka. Mamma mia, che brutta. Io me la tolgo perché faccio schifo. Ecco. Allora, vediamo, sono 27. Sì, direi che possiamo fermarci qui. Penso che porterò Atom, cercherò di finirlo in contemporanea a Shadowrun. Anche se sono giochi simili, e dopo. Vado, andrò a ritroso e terminerò The Witcher, Stalker e gli altri che mi mancano. Quindi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace o condividete. E un saluto da Marco Ramius, dall'Atom, e ci vediamo alla prossima. Ciao!